Beh, essendo il Genoa Shipping Week integrata in quella che è l'attività dello shipping, a fianco allo shipping c'è sicuramente la Marina Militare. Perché? Perché insieme affrontiamo le stesse problematiche sul mare. Siamo noi che cerchiamo di assicurare loro la protezione, è base per ogni attività commerciale che è poi il core business dell'attività di questi giorni. Quindi è tutto interconnesso. E qui c'è una nave che è entrata in squadra a settembre dello scorso anno, quindi, però ha già al suo attivo una partecipazione a Mare Sicuro, quindi una nave che già sta operando dal punto di vista dell'efficacia operativa, quindi siamo all'avanguardia come Marina Militare, è una nave che stiamo cercando di esportare, quindi anche un biglietto da visita dell'high tech italiana nel mondo. Mi verterà sulla sicurezza marittima, cioè la sfida del terzo millennio che è stato dichiarato il millennio della Blue Economy, è proprio assicurare la sicurezza a tutti gli interessi nazionali, e quindi all'attività di pescherecci, di mercantili, di piattaforme petrolifere, quindi la protezione degli interessi nazionali sul mare. Quindi ovviamente è una sfida della Marina, è una sfida interforze, è una sfida interagenzia internazionale, quindi un dominio, quello marittimo, molto complesso, ma è la sfida dei prossimi anni. Quella che noi conduciamo è l'attività di capacity building, cioè addestriamo le forze di sicurezza, nella Marina nel nostro caso, dei paesi che hanno bisogno di risolvere delle crisi interne. Mi riferisco all'addestramento della Guardia Costiera Libica, ad esempio, oppure alle forze di sicurezza somale, in modo tale da essere nelle condizioni di assicurare la sicurezza nei loro paesi. Io credo che la soluzione di tutte le crisi che ci sono è in casa loro. Nel senso che dove ci sono le crisi dobbiamo mettere nelle condizioni le forze di sicurezza e democratiche locali, appunto, di risolvere queste crisi e di vivere in pace nei loro paesi. Ma questo sul discorso di quello che succede poi arrivando qui è chiaro che sono altre dinamiche, altre problematiche che sono le competenze della squadra navale. Noi sicuramente in mare collaboriamo con i paesi NATO, con i paesi europei, ma con tutti i paesi della sponda africana. Quindi c'è una collaborazione internazionale tra marine e militari assolutamente integrata e efficace.